Provincia, un voto letteralmente a due velocità. Il nuovo presidente della provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, ma con una maggioranza di centrodestra. Se infatti alcuni amministratori non hanno votato per Francesca Del Mastro, hanno comunque sancito la presenza in consiglio di 6 consiglieri. Per la lista numero 3, Identità e Territorio, Maiolatese Edoardo, Gazzola Giulio, Chilò Fulvio, Di Lanzo Gabriella, Cozzi Barbara, Topazzo Gigliola. Per la lista numero 2 di Emanuele Ramella Pralungo, Grosso Carlo, Rizzo Paolo, Nasso Luisa. Per la lista numero 1, Biellese al Centro, la consigliera è Gentile Sara. Siamo a pochi minuti dalla conferma, il nuovo presidente della provincia è Emanuele Ramella Pralungo, un risultato atteso da molti, non così scontato. No, era tutto fuorché scontato. I numeri di partenza erano contro la mia presidenza, questa è una realtà, ma come io dico sempre, durante le elezioni i voti si contano dopo lo scrutinio, non prima. Senta, il clima non era dei più semplici, insomma il fronte del centrodestra era a dir poco agguerrito. Beh, sicuramente era agguerrito, hanno fatto la loro parte, hanno fatto quello che ritenevano giusto, il clima era quello tipicamente elettorale che non si vedeva da un po' in una provincia di secondo grado sicuramente. Ecco, i voti che poi hanno evidentemente sancito la sua vittoria, come sono stati suddivisi? Ma sicuramente, voglio dire, la scelta di campo di Biella al Centro ha di fatto decretato il risultato finale di questa elezione a mio favore, questo va riconosciuto e quindi insomma si apre un percorso politico importante da oggi in avanti. Io nella realtà mi auguro di poterlo aprire con tutti, perché la provincia 2.0 è un concetto di casa dei comuni e quindi tutti gli amministratori che siederanno in consiglio provinciale rappresentano amministrazioni e quindi va aperto con tutti. Io veramente spero di poter fare una riunione con i capigruppi il più velocemente possibile per ragionare sulla concessione e l'allargamento delle deleghe a chiunque abbia deciso e voglia di impegnarsi per questo ente. Sono convinto che chiunque abbia voglia di farlo. Poi sul restante panorama, quello che mi conforta enormemente, ringrazio tantissimo tutti gli amministratori che sono venuti al voto, veramente tutti, perché il numero complessivo degli amministratori è abbondantemente dalla mia parte. Se ci fosse stato, non ci fosse stata una tematica di ponderazione, penso che a metà dello spoglio avremmo già saputo il risultato. Allora senta, in molti ricordano il commissario Ciuni, il commissariamento, il dissesto dal 2014-2015, lei ha lavorato senza nessun tipo di riconoscimento economico, adesso insomma sarebbe stato veramente uno smacco lasciare il posto magari ai nuovi arrivati. Può darsi, io mi sono candidato non per il riconoscimento economico, che oltretutto dovrò ancora capire che cosa farò, cioè nel senso il riconoscimento economico allo stato attuale io lo dimezzo perché essendo dipendente pubblico, quindi devo ancora capire che cosa farò. Non mi sono candidato per il riconoscimento economico, se no non avrei fatto prima il presidente per 4 anni e poi vicepresidente per 3 anni gratuitamente.